Dunque, lei, maestro, maestro Serafini, lei è nato a Rottanova di Cavarzara. Rottanova di Cavarzara, lei sa perché si chiama Rottanova? No. Il mio paese si chiamava Santa Maria del Fiore, senza che bel nome. Ma noi abbiamo tre fiumi nel mio paese, l'Adige, il Gorgione e un canale. E il Gorgione ha rotto, noi diciamo ha rotto quando ha straripato. Ha straripato la mattina e poi ha straripato la sera. Cioè, vado a vedere la Rottanova. Ho capito. È rimasto, ed era quel bellissimo nome, Santa Maria del Fiore. Ma ha distrutto il paese quella volta? No, quella volta non ha straripato il tutto. La grande rotta, diciamo, è stata dell'82, dell'Adige, quella è stata veramente tremenda, tremenda rotta. Per mesi e mesi sono state allagate le. E lei ha studiato musica dove? Ma le dirò. Dicono che già quando sono nato io ero così gracile che dicevano che sarei morto in breve, e anche dopo, per parecchio tempo, dicevano che non sarei arrivato alla leva militare, invece sono diventato un bersagliere di quelli che... E ha studiato musica? Allora, l'unico modo per farmi tacere era di darmi due pezzi di legno e fingevo di suonare, e quando venivano a suonare questi piccoli per fare le feste da ballo, io non mi muovevo per ore e ore. Fatto sta che hanno detto, c'è stata un'altra combinazione, mio fratello maggiore, che adesso è morto poveretto, mio fratello maggiore suonava il violino e ho voluto provare anch'io. Andavo a Adria a studiare, facevo 14 chilometri con una carrettina. Ma c'era un liceo musicale a Adria? No, era un maestro privato. Ti ricorda il nome? Franzoso Ricci. E così poi è venuto un maestro a Cavarzara, che era un buon musicista, uno di Ascoli Piceno, Cagliazzi si chiamava. E lui mi ha invogliato molto a studiare e conosceva il direttore del Conservatorio di Milano, Bazzini, grande musicista, concertista di violino, meraviglioso, e gli ha scritto che c'era questo ragazzino che secondo lui aveva a disposizione, e lui dice, me lo mandi, e sono andato a Milano, se vuole che le dica anche nei particolari, insomma. Avevano fatto l'esame di concorso, erano 48 posti. 48 concorrenti e 7 posti, ne hanno tenuto uno libero a aspettare che arrivassi io perché intanto mi ero ammalato, ma so che quando sono arrivato il bravo, il grande Bazzini ha avuto l'impressione, dice, questo, ha detto a mio padre, lei va da casa ma il bambino rimane qui con me. E allora, si è diplomato in violino? No, e allora tanto che studiavo il violino mi sono iscritto alla scuola anche di composizione. Così che ho fatto due rami una volta, cioè il violino, ma poi non mi è bastato, ho voluto studiare la viola. E allora ho fatto di più, facendo studi di composizione, mi sono scritto una sonata per viola, me la sono suonata. Ah, sì. ho provato tutto nella mia. Ma c'era stato un altro Fatarello, che abbiamo Fatarello, una cosa piuttosto tragica, che dopo due anni che mio padre mi mandava a studiare a Milano, si è vista troncate delle crisi agricole nel mio paese e ha dovuto dirmi, figlio mio, io non posso più mandarti a Milano. E io ho detto, è stato un attimo, ho detto, andrò lo stesso. E come andrei? Non so, ma andrò. Io conoscevo là uno che dava lezioni di canto, passava gli spartiti. Fatto sta che da 14 anni nessuno mi ha dato un soldo e io sono figlio delle mie azioni, tutto figlio delle mie azioni. Ne ho voluto, io posso dire, come, non come Carducci per carità, ma non sono mai ricorso a aiuti di potenti, non sono mai ricorso all'appoggio di personalità, mi sono fatto proprio da solo. E così dopo... E dopo diplomato, maestro, in violino e viola anche? E dopo ho incominciato la mia carriera già... Ma è entrato in orchestra?
No, io ho fatto l'orchestra durante gli 8 anni di conservatorio. E dopo sono entrato e ho cominciato subito a dirigere. È la prima volta che ho diretto a Ferrara, al Comune di Ferrara. E ho diretto la Germania di Franchetti, che era opera nuova allora, i Lombardi e la Ida. E com'è andata? È andata che, se vogliamo dirlo, la fumata è stata favorevole. È stata bianca. È corsa la voce, insomma, e da loro non... Non sono andato io a domandare, io non ho mai domandato una scrittura, sono venuti a cercare da me, ma ho lavorato sempre con una gran fede, con una gran passione, perché io amo la musica. Si ricordi questo, che oggi si ama poco la musica, io l'amo profondamente, e per amarla bisogna anche soffrire, e io ho sofferto e soffro per la musica. E così ho cominciato poi a dirigere, e ho fatto prima Ferrara, e poi sono andato a Bologna, al comunale. Sono andato a Bologna e ricordo un piccolo... Ma quanti anni aveva? 22-23. Sono andato e c'era in orchestra, c'era il compositore. Beh, insomma, e facevano un pochettino i matti, perché io ero giovane. E ne approfittavano. E allora io ho detto, cosa fanno loro? E niente, si ricordino che tutte le birichinate che possono fare le ho fatte io durante 8 anni. Ho detto, è inutile che perdiamo tempo, stiano buoni e andremo per... E così posso dire che nella mia carriera non ho mai avuto bisogno di gridare. Mi sono imposto, perché dico... Non si deve opprimere, si deve persuadere col sapere e con la volontà, perché nella mia vita c'è veramente la frase volere, 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 e ho voluto e voglio, ho voluto e voglio e vorrò sempre, bisogna riuscire. Perciò se lei... Sono venuto su anche a una scuola di uno che sapeva volere, che era Toscanini. Guarda, mi ricordava... Quando l'ha conosciuto la prima volta? Io sono nato con lui 4 anni. 3 anni ho suonato, poi ho detto voglio essere suo sostituto. Cioè, ma perché vuole essere sostituto? Io so che lei dirige bene. E ho detto no, io voglio fare il sostituto a lei in questo teatro. E in quell'anno ho fatto il sostituto, non ho voluto che nessuno venisse sul balcone. Facevo tutto da me. Che teatro era? La Scala. E dopo... Perciò se lei ritornasse a nascere, maestro, ritornerebbe a fare? Sì, sì, in pieno. Anche se un suo parente voleva farne un ingegnere? Sì, volevano fare almeno darmi alla... Sì, l'ingegneria, insomma. E avevo e ho a disposizione per la matematica, infatti la matematica ha molti punti di contatto con la musica. E questa sua amicizia con Ferravilla? Ah, perché io... Sempre nei momenti che ero a Milano a studiare, andavo a suonare nelle orchestrine, e sono andato nell'orchestrina di Ferravilla e mi sono molto affezionato a lui. E io volevo se io non avessi avuto un'altra statura, io volevo fare l'artista drammatico. Se permette, le dirò che ho una grande disposizione per la scena. Sì. Io agli artisti non faccio fare le prove, ma faccio vedere io, adesso no, ma ho sempre fatto vedere io, buttandomi, facendo la scena come deve essere, insomma. Interpretando proprio. Interpretando, sì. Collaborando alla regia. Collaborando alla regia, sì. Perché la regia è nella musica. È da quello che quello è un po' il punto controverso con qualche regista con me. Una volta mi sono divertito, dico, senta signore, venga qui da me. Ho visto che lì in quel momento ha fatto un gesto brusco, ma io ho della musica dolcissima. E poi un altro, invece lei non ha fatto niente. E lì ho delle strappate d'orchestra che sono nello spavento. Bisogna mettersi un po' d'accordo con la musica, vuole? Perché io sono, questo sì, credo di essere uno dei migliori registi. Beh, immagino questo. E qual è stata, secondo lei, in tutti questi anni, la migliore esecuzione che lei abbia visto, interpretato? Questo non vi saprei dire. So che mi ha fatto molta impressione quando
ho diretto ultimamente qualche anno fa, ho diretto e messo in scena io il Parsifal. Dove? A Palermo. E c'è un teatro che ha uno sfondo immenso. Il Massimo? Il Massimo, sì. C'è un teatro che ha un palcoscenico che ha un grande. E l'ultima scena credo che l'avevo messa in maniera che faceva impressione. Ci tengo a essere regista.